Buongiorno, presentazione e conferenza stampa della giuria del concorso internazionale lungometraggi Torino 37. Ve li presento, parto dalla signora presidente, la signora presidentessa Cristina Comencini. Non ha bisogno di presentazioni, qua da noi. Regista, scrittrice, autrice di illustri discendenze cinematografiche. Siamo molto contenti che sia la nostra presidente. Vorrei ricordare che l'anno scorso ci ha portato un film di montaggio molto carino, molto interessante, che si chiamava Sex Story, e che raccontava la femminilità, il sesso, la sessualità attraverso materiali RAI. Poi procedo da questa parte. Alla mia destra, Teona Strugar-Mitewska. Teona, abbiamo dedicato quest'anno la personale, presentiamo tutti e cinque i suoi film, compreso naturalmente l'ultimo, che era stato presentato in anteprima mondiale, la Berlinale, God Exists, Her Name is Petrunia, ed è una giovane regista macedone, comunque appunto è già al quinto film, regista, produttrice e un sacco di altre cose, che ci è parsa appunto tanto interessante da aver voglia di far conoscere tutti quanti i suoi film qua in Italia. Di fianco a Teona, Bruce McDonald, che è frequentatore del Torino Film Festival, dovrebbe essere familiare, è già stato qui, anche lui non se ne ricorda benissimo, ma a entrambi noi sembra che sia stato qui nel 2007 per The Tracy Fragments, che era in concorso, era il suo secondo film, era in concorso e vinse anche il Gran Premio della giuria. Poi però abbiamo fatto vedere moltissimi altri suoi film qui, Pontypool per esempio, Aliens, This Movie is Broken e Werdus. Siamo sicuri che era qui per Tracy Fragment, probabilmente anche in un'altra occasione, ma non ci ricordiamo quale, né lui né io. Alla destra di Cristina Comencini, Fabien Bab, volto, immagine estremamente familiare a chiunque sia familiare con il cinema francese, direi degli ultimi decenni. Ha lavorato con tutti i più grandi francesi, autori francesi di quest'ultimo periodo, appunto a partire da Pialat, Rivette, Téchiné, i fratelli Dardenne, Paul Vecchiali. Ha lavorato con Joao César Montero e con moltissimi altri. In fondo Eran Riklis, anche lui è già stato al Torino Film Festival nel 2008 con Il Giardino dei Limoni, Lemon Tree. Poi ha fatto molti altri film, per esempio La sposa siriana, e quest'anno presentiamo qui al festival il suo ultimo film. Presentiamo l'ultimo film, anche il nuovo film anche di Bruce McDonald. A questo punto, finite le presentazioni, vi chiedo se avete subito delle domande, altrimenti ne faccio una io subito, che è quella usuale che faccio tutte le volte. Avete subito delle domande? Ok, allora partiamo da Cristina. Quante giurie hai fatto? E come ti trovi a fare giuria? Io ho fatto pochissime giurie. Diciamo che non amo molto giudicare gli altri. E poi ho un difetto, che quando vedo i film mi piace sempre qualcosa. Dunque è molto difficile, non sono molto scolastica, infatti non andavo bene a scuola, non,
però questa volta mi piace molto perché sono tutti giovani e sono film che senz'altro non vedremo e che possono essere molto sorprendenti anche. E dunque mi piace farlo, anche se appunto ho questa cosa che poi quando prendo le note dico no, questa, però questa cosa era molto interessante, molto bella, è molto difficile per me, per il mio carattere, sarei stato un pessimo critico. Chi vuole dire qualcosa sulle sue esperienze precedenti di giurato? Moi je voudrais savoir en quelle langue je parle. In quella langue parle française. Alors oui, moi déjà je voulais dire que j'étais très heureuse d'être ici parce que j'ai beaucoup entendu parler de ce festival à Turin, mais que je ne le connais pas, je le découvre. Et j'ai déjà fait partie de jury. J'aime beaucoup ça parce que c'est un moment où on peut rencontrer des gens, des réalisateurs de pays étrangers. J'adore parler cinéma et j'adore voir des films qu'on voilà, qui sont effectivement, comme disait Christina, qui sont souvent réalisés par de jeunes metteurs en scène. Et puis de voir aussi un petit peu le climat, ce qui se passe dans le cinéma, ce qui se passe dans le monde, actuellement, ou de manière, en tout cas, créée à chaque festival. Sono molto felice di essere qui a Torino per il Torino Film Festival, un festival di cui ho sentito molto parlare e che sto scoprendo in questi giorni. Io ho già fatto parte di giurie in passato ed è qualcosa che mi piace molto perché mi dà l'occasione di conoscere tante persone e di scoprire le opere di registi di paesi stranieri e come appena giustamente detto Cristina, spesso si parla di giovani autori nel caso del Torino Film Festival. Mi piace guardare i film, non solo mi piace parlare dei film e inoltre far parte di una giuria significa anche vedere film di cinematografia differenti e quindi farsi un'idea di quello che è il panorama cinematografico mondiale. What? In juries. This is my fifth jury, and it's always a pleasure because I think it's good to keep judgment of films, you know, between filmmakers and not let others judge us. So I think it's a good experience, and like it was said, to see young filmmakers doing their first steps is always good, and I think we are here to encourage everybody, because the idea, at least for me, and I think for all of us, I'm sure, is that every film has its moments, and there's always something that you love. If it's an actor, of course, if you love the whole film, great, but there's always something, actor, actress, something in the story, the direction, etc., etc. So I think it's not about being the jury, it's about being observers. Io per me questa è la quinta esperienza come membro di una giuria e per me è sempre un piacere perché trovo che sia molto positivo avere l'opportunità di giudicare le opere di altri colleghi. Trovo molto più giusto il confronto dei registi fra i registi e non affidarlo ad altri e mi piace anche il fatto che siano appunto opere di giovani autori perché è importante accompagnarli nei primi passi che muovono nella loro carriera. Noi siamo qui comunque anche allo scopo di incoraggiarli ed è vero che ogni film ha i suoi momenti preziosi, c'è sempre qualcosa da amare in un film, che sia la storia, che siano gli autori o che sia la regia, e mi ritengo più che altro un osservatore di opere di altri. Grazie Teona. I have been in few juries, and actually I like doing it because it's a moment for sort of lose myself and rest from everyday life. And but when I read who is in this festival's jury, I was especially happy because I said, finally,
we have jury of directors, because it makes a big difference. And you know, I really wish there would be more juries of directors. Yeah. So thank you for that. And yes, we have an actress, of course, but sorry. Yes. No, non funziona. In realtà ho partecipato a poche giurie, ma è una cosa che mi piace moltissimo fare, perché è un momento che io colgo per perdermi e è un momento in cui mi posso riposare rispetto alla vita quotidiana. E poi specialmente quando ho letto quella che sarebbe stata la giuria di quest'anno qui al Torino Film Festival, tutti questi registi, ebbene sono stata felicissima, perché questo sì fa la differenza in una giuria, avere tanti registi, e abbiamo anche un'attrice. Ah, yes. Grazie. Buongiorno. Being on the jury is, we're seeing 15 films or so. So it's like one big, beautiful, lovely, fat, juicy dream with new friends. It's a great honor and a pleasure to be here. Torino, I'm from Toronto. Toronto, Torino, I think we're cousins in some way. I live in Little Italy in Toronto, so Torino has always been one of my all-time favorite festivals. I've been to Sundance and TIFF and Austin and San Sebastian and Berlin and Cannes and Venice, and I think this is my favorite because it's funky, it's intimate, it's young, it's focused. So it's a great pleasure and an honor to be here. Thank you. Bene, qui in giuria vedremo ben 15 film ed è come vivere un sogno meraviglioso, ricco, prezioso, è l'opportunità di incontrare vecchi e nuovi amici e soprattutto sono qui a Torino, io sono di Toronto, forse siamo cugini Torino e Toronto, tra l'altro a Toronto io vivo a Little Italy e il mio festival preferito è proprio questo qui di Torino. Ho partecipato a diversi festival, al TIFF, a San Sebastian, sono stato a Sundance, a Venezia, a Berlino, ma questo festival è davvero funky, è intimo, è giovane ed è focalizzato, quindi grazie, è un vero onore essere qui. Bene, domande? Allora passo la parola a Enrico Magrelli, visto che ce le dobbiamo riparare tra noi. No, la cosa interessante è appunto, sia Cristina, e poi la cosa è stata ribadita anche dal bravissimo regista dell'Albero dei Limoni, è che comunque anche in un film non riuscito del tutto, però tutti i film del concorso, secondo noi, naturalmente siamo un po' di parte, sono riusciti a un elemento di interesse. Quindi questo significa che farete una discussione infinita prima di arrivare al verdetto? No, perché io credo che, a parte il fatto che ci siamo vestiti tutti di nero, che sembra appunto una armonia assoluta, ma come diceva anche c'è una concordanza, cioè abbiamo un modo di vedere le cose, secondo me fino adesso come idea, che è di entrare proprio da regista nei film e di coglierne gli aspetti positivi. Poi ci sono dei film, come in tutte le carriere dei registi, che sono più riusciti tutti, e questo è, nessun regista lo sa all'inizio, questo è importante. E anche il regista che fa ragione, Teona, il regista che fa il giurato ha questo modo di vedere che è un modo complice, perché tu lo sai la difficoltà che è fare un film, sai che riescono qualche volta e neanche tu lo capisci perché, e dunque sei nel processo creativo. E a un certo punto decideremo sulla base del fatto che magari alcuni film sono riusciti come le torte,
a tenere tutto insieme, e questo è forse una cosa. Io ho sensazione, perché non abbiamo avuto ancora una prima riunione, ho questa sensazione che condividiamo un po' questo modo. Anche poi in realtà è lo stesso, è la stessa percezione che abbiamo noi quando li scegliamo, cioè è lo stesso problema che abbiamo noi quando li scegliamo. Magari noi siamo un po' più cattivi di voi, non lo so, o per, ne vediamo molti di più di 15 ovviamente. Sì, l'altro aspetto che per me è sempre un po' problematico è quello di vederne tanti, perché questo anche quando vado nei festival come spettatrice ho questo fatto, perché ovviamente non è assolutamente come vederne uno una sera che uno sceglie di uscire e va al cinema, perché si parlano tra loro e questo è bello, come diceva Fabien, c'è la sensazione del, di dove va un po' il cinema più giovane, che cosa è interessato e tutto quanto. Si ha sempre, e voglio dirlo, un aspetto drammatico, perché nei festival le commedie, tranne Jojo che abbiamo visto che è bellissimo secondo me, che era fuori concorso lo posso dire, non ci vanno in concorso. È molto raro vedere delle commedie, lo dico da regista di commedia, forse sono di parte anche, però è così. E dunque, però si vedono tutte le tendenze nuove, insomma, e vederne tanti bisogna cercare ogni volta di partire con la testa vuota, perché sennò si alcuni sono sfavoriti, anche quello mi chiedo, insomma, cerco di essere sempre un po' più fresca quando entro in un film. Ne ho un'altra io, nell'attesa, sì. No, volevo chiedervi se sentite, penso di sì, però vorrei una risposta articolata, se possibile, la piacevole responsabilità. Il Festival di Torino nel corso degli anni, dei decenni, ha valorizzato, scoperto, lanciato, è una parola orrenda, però insomma la tolgo, ha valorizzato dei talenti che poi nel corso degli anni hanno, partendo proprio dall'opera prima o seconda, hanno dimostrato un grande talento. Voi lo sapete benissimo e l'avete vissuto sulla vostra pelle, anche chi interpreta un film capisce che non sempre all'inizio questo talento viene percepito. Allora volevo chiedere brevemente a tutti se sentite la responsabilità, magari tra questi 15 potrebbe esserci, ce l'auguriamo, naturalmente ve l'auguriamo, un talento futuro, un talento che poi diventerà più strutturato, più consolidato. Però torniamo alla piacevole responsabilità, io la chiamo così. I start? Yes. Yeah, of course. You're the last one. Yeah, of course I have a sense of responsibility, but I think we also, you know, we are a community, filmmakers. We really try to do something good for the world, and we try to bring the truth, we try to show the truth, we try to be honest about things. And not to be afraid, especially in I think that's not so easy in today's world, but here we are. So of course, I think the same applies to what we think about the next generation or the next generations and people who are just starting, because I think that's the essence of it. Do not be afraid, be courageous, tell the truth, be honest, and always remember that you have to show some love to humanity. Sorry if it sounds a little bit dramatic, but why not? Sicuramente lo sento questo senso di responsabilità. Noi in fondo formiamo una comunità, siamo una comunità di cineasti e cerchiamo di fare del bene per il mondo, nel senso che proviamo a portare, a mostrare la verità, cercando di essere sempre sinceri e non avendo paura. Questa sicuramente è una cosa molto difficile ai giorni nostri, e questo stesso criterio si applica anche nella scoperta delle nuove generazioni di autori che magari diventeranno appunto importanti domani. L'invito a tutti loro è proprio quello di non temere, non avere paura, avere al contrario coraggio e onestà e mostrare amore per gli altri esseri umani, anche in storie drammatiche. Ok, la question c'est sur la responsabilité. Oui, vous sentez la responsabilité, c'est une belle responsabilité. Oui. Oui, c'est une belle responsabilité, je trouve. Bon, moi, je n'aime pas juger. C'est vrai que, voilà, on est un jury, on est censé juger des films. C'est peut-être ça qui est un peu difficile.
J'aurais envie de dire que j'ai envie de juger avec mon cœur et avec mon expérience de cinéma, parce qu'on apprend aussi beaucoup en faisant les choses, aussi, et de par mon goût à moi. Et voilà, je pense aussi que plus on est personnel, subjectif aussi, voilà, plus je serai aussi dans le... Voilà, j'ai envie de parler aussi du cinéma que j'aime. Sicuramente sento questa piacevole responsabilità, non sono una persona a cui piace giudicare, anche se faccio parte di una giuria il cui compito è appunto giudicare i film di altri autori. Credo che il criterio che applicherò sia quello di usare il mio cuore e l'esperienza che ho maturato in ambito cinematografico, ma penso che resterò in qualche modo fedele al mio gusto, il gusto che io posso provare nei confronti di personaggi, storie e di soggetti nel guardare appunto i film di altri autori. Et je voudrais juste ajouter que ce qui est formidable dans ce travail et dans la responsabilité qu'on nous demande, c'est tous ces voyages qu'on fait aussi, parce qu'on voit des films de pays tellement différents, de langues différentes, de pensées différentes. Et voilà, ça c'est aussi une belle chose quand on fait partie d'un jury. Et que vous vivez aussi en tant que voilà, festivalier. Vorrei anche sottolineare un altro aspetto piacevole, anzi meraviglioso, dell'opportunità di vedere così tanti film quando si fa parte di una giuria, che è quello di compiere tanti viaggi diversi, viaggi alla scoperta di paesi, di mentalità, di pensieri e di lingue sconosciute, ed è un'occasione che arricchisce molto. Diciamo che nei cataloghi dei film grandi, dei nostri grandi registi del passato, venne scoperto al Festival di Venezia, oppure no, al Festival di Venezia non l'ha capito nessuno chi era. E noi diciamo, com'è possibile che quel film, ma diciamo potremmo pure parlare di Fellini per esempio, non l'ha capito nessuno. Noi speriamo di far parte di quelli che lo capiscono, ma non è detto, perché ci si sbaglia molto. We have not seen so many films, but it has been a very refreshing experience and very encouraging, because yes, cinema is about truth, about courage, about stories, about form, and we have really seen films of directors that are with such a diversity of use of the cinematic form. And I find this actually very, very beautiful. So we are a lucky jury. Ebbene, finora non abbiamo visto tantissimi film in questa giuria, però è un'esperienza davvero di grande freschezza e che ci dà tantissimo coraggio, perché realizzare film e fare cinema significa parlare con verità, con coraggio, raccontare storie in forme diverse. Quindi quando guardiamo i film andiamo anche ad apprezzare quelli che sono i linguaggi cinematografici diversi dai nostri, dunque mi ritengo davvero molto fortunata. So thank you for that. Quindi grazie. The responsibility of being on the jury is not heavy on my shoulders, because I feel that talent announces itself and it's very clear when you see it. Ebbene, io non sento questa responsabilità, seppur piacevole, sulle mie spalle, poiché credo che il talento, quando c'è, si veda immediatamente. Bene, grazie. Vi siete giocati la possibilità di fare una domanda, perché dobbiamo chiudere la conferenza stampa della giuria. Grazie a tutti. Okay.